Salve a tutti, pubblico gentile e attento, amiche e amici che mi seguite. Io ancora non so come potrà venire questa ennesima registrazione, perché ho comprato un nuovo microfono analogico e mi sta dando delle sorprese, delle grattate di capo. Ho dovuto sintonizzarlo, bilanciarlo, poi credevo che era più sensibile, però è sensibile ai rumori e non alla voce umana. E quindi ho fatto delle registrazioni oggi del broadcast, però è venuto da paura, la voce diminuiva, non si ascoltava nulla. E quindi finalmente sono riuscito, credo, a bilanciare il microfono per la gioia di tutti voi. Ebbene sì, mi è costato duro, tutto un giorno, e poi probabilmente non riuscirò a caricare per questo in YouTube il tutorial di gastronomia casareccia che avevo preparato. Però non vi anticipo di che si tratta e lo caricherò domani. E quindi, come vedete, io sto ancora sperimentando. Però spero che, siccome mi avete seguito fino adesso, possiate continuare a seguirmi in futuro, perché adesso le mie trasmissioni saranno più dal vivo e spero che questo vi dia tanta gioia, la stessa che vi ho dato per farvi seguire i miei programmi sin qui. Grazie, grazie. Bene, va bene emozionarsi, ma voi vi eccitate. Beh. Grazie, così è meglio. Dicevo, mi piace vedere come il mio pubblico in Spreaker reaziona molto positivamente ai miei programmi e mi segue ogni giorno di più, perché siamo andati a finire che c'ho 200 followers e 4000, no, magari no, 1945 plays, ossia ascolti. Avete giocato 1945 volte con le mie trasmissioni e le avete anche scaricate. E sapete che vi dico? Avete fatto bene! Infatti, io che sono disoccupato, non posso pagare! E quindi prima o poi dovrò cancellare dei programmi per dare spazio ad altri. E voi che siete previdenti già avete scaricato degli episodi. Questo mi lusinga molto. Chissà quanti di voi li continueranno ad ascoltare negli iPhone e nei cellulari, perché vi dà tanta soddisfazione ascoltare la mia voce. Non è vero?
Beh, grazie, grazie. Però adesso basta, non vi eccitate troppo. Grazie. E come vi dicevo, dovrò prima o poi scancellare qualche episodio. Questa forse sarà la cosa più triste. Dopo magari, a parte averli dovuti registrare, ma no, sto scherzando, per me è un piacere. Comunque, dicevo, se qualcuno vuole comunicarsi con la redazione di questa emittente, San Ten Chan, è pregato gentilmente di corrispondere epistolarmente, di scrivere nella bacheca, insomma, di questo canale, che con piacere io risponderò. Oppure di sintonizzarsi nel canale di YouTube San Ten Chan, perché lì potrà vedere delle belle. Poi, che dire, anche di Facebook, l'anonimo canale San Ten Chan della vostra emissora di Roma, del Lazio, di Casal Palocco, è vostra, è nostra, è di tutti noi ed è anche di tutto il mondo. Mi rimangono ancora 23 minuti. E veramente il tempo si fa lungo. La notte si fa lunga. La notte, che qua sono le 21:46, e là devono essere le 24:46. Anzi no, l'1:46. Già, l'1:46. E incredibile, il mondo gira e il tempo non si ferma, e là manca ancora poco perché primavera alla mattina, mentre qua ancora deve arrivare notte fonda. Beh, io gli scenari politici li comprendo sempre di meno. Che qualcuno mi spieghi quello che succede là? Perché ci capisco sempre di meno. Già ci capivo poco della politica italiana a Roma, ma da qui vedere Rai Italia, che sarebbe Rai International satellitare, e seguire tanti programmi che ne dicono di cotte e di crude, poi vedere come i vari speaker, giornalisti, dicano: beh, ma c'è stata una piccola difficoltà, ma lo sapete che è successo? Appena il 50% delle persone quest'anno non è andato a votare. Ma che importa? La festa continua. Facciamo fessi, gli italiani. Tanto, anche con un 10% di quelli che sono andati a votare, ci sarà chi vince con un 70%. E io non lo so, gente. Non lo so veramente come si possa fare così politica. E veramente ci prendono tutti in giro. Io ho avuto molte illusioni sul Movimento 5 Stelle, ma sapevo che i problemi dell'Italia sono strutturali, non sono di partiti politici o di politici. Perché non è che morto il cane è morta la peste o la rabbia. Al contrario, io so
che è proprio il sistema che bisogna trasformare a fondo. Le persone sono transitorie. E i partiti anche. Prima o poi si rinnovano le persone, perché gente, il grande rinnovatore è il tempo. È la morte. Quanti politici della Prima Repubblica non ci sono più? Rettiamoci un po' le palle. Perché se li portate via la vecchia parca? Non perché ci sono stati dei cambi. Dei cambi? Ma che cambi? Soltanto la morte può trasformare la politica italiana. Soltanto che al tasso di estinzione dei vecchi politici, invece l'accelerato fallimento economico del paese, porta a che prima che si estinguano vecchi politici, vecchi dinosauri della prima e anche della seconda repubblica riciclata, si estinguano le industrie, i lavoratori e gli italiani. Questa è la mia preoccupazione, che prima che morissero tutti i vecchi politici, muoiono i cittadini di fame, di stenti, di disoccupazione, del botulismo, perché mangiano il cibo nella spazzatura. E quindi là dovrebbero essere adesso le 2 del mattino o l'1:50. Beh, sono sicuro che soltanto chi lavora di notte o chi rimane sveglio perché non ha lavoro o chi rimane sveglio per i cavoli suoi mi starà ascoltando. Io volevo trasmettere prima, però dovevo testare il microfono. Non riuscivo a capire come non registrava o registrava molto basso. Forse avrei avuto un maggiore pubblico oggi, ma domani è un altro giorno. Quindi, come dire, molti mi seguiranno anche adesso dal vivo. Infatti, in questa applicazione per computer, io ho la luce accesa on air. Mamma mia, è un vero studio radiofonico. E dovrei fare un filmato, filmarmi nel mio studio. Peccato che non c'ha una grande scritta San Ten Chan. Sarebbe da dirgli a questi di Spreaker che potessero fare in modo che uno si possa caratterizzare la console in modo che si possa vedere che è San Ten Chan. Però vabbè, mi raccomando, qua vedo che c'è anche una forma di avere un chat. Io adesso scrivo le prime linee, vediamo se qualcuno mi risponde. Ciao, cari amici, amiche, hasta la vista. Ciao cari amici ed amiche, hasta la vista. E niente, non so poi dove è andato a finire il messaggio, però sono entrato nella pagina di San Ten Chan e vedo che c'è un icono. Accesso che dice live, e quindi sto trasmettendo dal vivo.